Buongiorno, sono le 7:30 del 21 aprile 2024 e stamattina sono già maledettamente in ritardo. Ho Franco che mi aspetta al distributore. Oggi andiamo al raduno motogiro organizzato dal Motoclub Sirbones Group 1995. Sono alla terza edizione, ragazzi. Ho trovato un po' di compagnia, Franco viene con me, poi troveremo uno dei cavalieri da Casci a Sassari con un amico, troveremo Luciano, ci dirigeremo assieme verso la clubhouse dei Sirbones e da lì poi verso le 9:30 dovrebbe partire il motogiro guidato. Molto bello e particolare, generalmente il giro dei Sirbones c'hanno sempre dei bei itinerari, una moto passeggiata della durata dell'intera giornata, generalmente alle 8 si è tutti a casa. L'itinerario è sempre sconosciuto, sanno solo loro qual è l'itinerario della giornata, di modo che tutti comunque possano seguire, evitare di andarsene un po' per fatti loro. Sempre un bel giro, sempre una bella giornata sorpresa. Franco mi ha contattato, ha provato a contattarmi, ciao Franco, sto arrivando e nulla ragazzi, vedremo quest'anno cosa hanno organizzato i Sirbones. Il giro è arrivato alla quarta edizione, Franco è già pronto, adesso faccio inversione e lo recuperiamo e niente, ci dirigiamo subito verso Sassari. Ho già il pieno fatto praticamente, opala, andiamo perché siamo in ritardo e ci aggiorniamo direttamente quando arriviamo a Sassari dai Sirbones. Ciao Fra, ho avuto una discussione col cesso, per quello ho tardato. Andiamo bene. Allora siamo giunti a Sassari, andiamo a incontrare i ragazzi che ci aspettano, siamo precisi, sono le 8:14, l'incontro è le 8:15, quindi ci siamo, ci hanno detto davanti a Tecnomat. Mi ha detto incrocio per Sant'Orso la Luciano. Però c'è, cioè, fammi fermare un attimo qua a far benzina. A few moments later. Miglia, gli ho messo 14 euro alla fin fine, bagasse era poco, ma normale che mancavano due tacche. 7 litri di benzina. Vabbè. Beve la stronza. Buongiorno! Ciao, buongiorno! Ciao Nicola! Fabio, ciao, ciao, ciao Nicola, buongiorno. Andiamo? Sì, andiamo ragazzi, pronti, dai. Vi seguo perché non mi ricordo l'ingresso. Già è vicina. Ok, allora, abbiamo beccato Luciano e Fabio. Ok, perfetto. Passa di qua. Allora, adesso andiamo in clubhouse. Ci fermiamo lì, partenza prevista entro le 9:30. E poi riprendiamo direttamente quando siamo in mezzo alla strada. Qualcuno inizia già a vedersi, sono più o meno le 9. La giornata sembra bella soleggiata, un po' freschina, infatti venendo qua c'era un po' di vento, un po' di aria che pungeva, però generalmente la giornata è tersa, dovrebbe essere una giornata abbastanza buona per il giro tutto il giorno. Vediamo un attimino dove ci portano quest'anno, piano piano riprenderemo qualcosa, vediamo un po' cosa salta fuori. Ci vedremo direttamente in moto a strada inoltrata e dovremmo essere un bel po'. Ora penso che verso una mezz'ora ancora qualcun altro arriverà. Generalmente il giro è sempre abbastanza affollato. Aggiornamenti a dopo. Dai, tranquillo che sto registrando. Tu quando mi senti che parlo da solo vuol dire che sto vloggando, ok? Bene signori, il giro è partito. Siamo appena usciti dalla clubhouse di Sirbones. Curiosissimo quest'anno di vedere dove ci portano. Cercheremo di riprendere quanto più possibile della giornata, spero che l'inquadratura sia stata messa a punto, ora lo vediamo perché devo un po' riabituarmi a tutto il setup. Moto passeggiata, come detto, marcia tranquilla ragazzi, quindi non vedrete nel video, già ve lo metto in conto, se state cercando scannate, se state cercando piegoni e tutto,
oggi è una giornata in completo relax, ok, tranquilla, e probabilmente sarà una delle giornate in cui Rose consumerà meno, però va bene ogni tanto, dai. Quindi vediamo un pochino dove ci porta oggi, come si svolge la giornata, soprattutto speriamo di riuscire a coprirla tutta quanta, faremo il possibile. Come ho detto all'inizio video, abbiamo recuperato un altro iscritto al gruppo Cavalieri Akashi, Luciano, che ha portato un amico, Fabio Introcaso, presidente del gruppo Hayabusa Sardegna, se non ricordo male, è fondatore del gruppo Motociclisti Sassaresi. Ho avuto modo di conoscerlo in quest'ora, ragazzi, persona squisita, sono una persona davvero davvero molto in gamba. E niente ragazzi, oggi ci facciamo questo giro e niente, vediamo come viene. So dove sono, questo c'è l'autoradio, sentito, c'è la discoteca appresso. Allora, giunti a Villanova, si va in diretta da Montresta, bella strada. La prima sosta ci ha portato a Bosa, dopo aver passato Putifigari, Villanova, Montresta, dove abbiamo perso una parte del gruppo. La prima sosta ci ha portato qui a Bosa, piccola sosta eventualmente per ricompattare il gruppo. Una parte è rimasta a Montresta, l'altra parte è arrivata qua. Ora vediamo come riusciranno a recuperare gli altri, magari sono fermati lì e poi ci incroceremo tutti qua. Presumibilmente la direzione che si sta prendendo è quella di Oristano. Adesso vediamo poi dove sarà prevista la sosta pranzo. Come prevedibile, la prima batteria mi ha abbandonato subito, difatti l'ho già sostituita. Purtroppo le batterie della GoPro hanno una durata abbastanza limitata, fortunatamente ho tutto dietro per poterle caricare, però vediamo un attimo, abbiamo sostituito la batteria, vediamo anche se riusciamo a fare qualche ripresina dal momento che abbiamo cercato di piazzare una telecamera là dietro, quindi abbiamo messo la GTAP. Non dureranno molto anche quelle batterie, però vediamo un attimino cosa si può combinare, vediamo se riusciamo anche a fare la sosta di pipì leggera leggera e boh, riprendiamo il giro appena possibile, aggiornamenti dopo. Fermi, time out. Siamo un po' andati in là col minutaggio, ragazzi. C'è ancora molto da vedere, quindi aspettatevi una seconda parte del video. Quando arriverà? Nei prossimi giorni, non tarderemo tantissimo. L'unico modo certo che avete per sapere quando è iscrivervi al canale. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate qui sotto e se vi fa piacere seguitemi su Instagram nella pagina Nico240286. Ci vediamo a un prossimo video e un saluto a tutti. Ciao!